Variante dell'esercizio dell'intreccio, incrociamo le braccia, cioè braccia conserte come si faceva. Senza andare tanto lontano, abbiamo sempre Elena e Michela che hanno incrociato le braccia esattamente in uno dei due unici modi possibili. Questo è un modo, questo è l'altro. Adesso io chiedo a ciascuno di voi di tenere le braccia incrociate nel modo non comodo. Allora, non è questo l'incrocio, ti chiami? Alessandro. Alessandro, ecco, non è questo, bravissimo. La mano deve essere messa dentro, perché altrimenti è sufficiente fare così, non cambia niente. Invece la mano deve entrare, questa che entra dall'alto dopo va dal basso e questa si inverte. Io messo così sto scomodissimo, ok? Allora, è l'omologo di questo, quando siamo diventati bravi dobbiamo riuscire a fare così. Intanto iniziamo da fermi, cioè ci mettiamo nel modo scomodo e oltre a stare più attenti accendiamo milioni di neuroni, diciamo centinaia di migliaia, va? Bene, un altro, prego. E allora, il fatto di essere mancini può sicuramente influenzare, comunque sia ti agevolerà in uno solo dei due, ok? Perché c'è questa diceria, che tra l'altro è vera, che i mancini sono più creativi, o meglio, hanno un accesso più rapido alla creatività, per il semplice motivo che la kinesiologia, che è una parte della medicina che mette in relazione la nostra parte neurologica con tutta la parte fisica, e il brain gym mutua dalla kinesiologia tutti questi insegnamenti, quindi gli esercizi, dice che i nostri neuroni controllano tutti i nostri muscoli in modo incrociato, cioè se io apro e chiudo la mia mano destra, si stanno accendendo i miei neuroni a sinistra e viceversa. La dimostrazione è il fatto che quando, ahimè, delle persone prendono un ictus e quindi si neutralizzano, io uso una terminologia non medica, si bruciano determinati neuroni, si paralizza la parte opposta del corpo, quindi ci può essere una paralisi del braccio, della gamba, della bocca o di tutto il corpo. E solamente con la fisioterapia, anche insieme ovviamente alla cura farmacologica, ma con una massiccia fisioterapia, quindi della parte fisica, che si possono riattivare i neuroni. Quindi il brain gym sostanzialmente dice: quando tu hai una mancanza di integrazione a livello emisferico, che sia alto, basso, destra, sinistra o avanti, dietro, invece che aprire e andare a lavorare sull'integrazione neurologica facendo degli esercizi fisici, quindi senza controindicazioni, tu riesci ad avere accesso all'integrazione neurologica. Quindi i mancini, poiché utilizzano molto di più la mano e il braccio sinistro, utilizzano, stimolano la parte neurologica di destra, che è quella della creatività, nel 98% della popolazione mondiale. Quindi, se il mancino fa parte di quel 98%, stimola maggiormente la parte creativa. Ok? Altre curiosità?